Ho una domanda difficile per te. Saresti disposto a provare una disperazione acuta per avere una gioia sfrenata? E questa domanda può essere declinata in tanti modi. Saresti disposto, insomma, a soffrire e anche tanto pur di provare una soddisfazione straordinaria, un livello di eccitazione unico? Pensaci un po', è una domanda strana, lo so, ma pensaci un po'. Dietro questa domanda c'è un concetto emozionale molto importante che ha trasformato completamente la mia vita e che potrebbe trasformare anche la tua e che potrebbe portarti a provare stati di godimento straordinari. Sei curioso? E allora segui questo video fino alla fine. Benvenuti in Benedi Coaching! Generalmente io parto con questo slogan: benvenuti in Benedi Coaching, bla bla bla. Ma mi rendo conto che ancora molte persone ancora non si iscrivono al canale. Allora mi sono rivolto a un consulente molto importante di nome Marco Pepe. Eh beh, sì, è mio figlio, di 12 anni quasi. E lui mi ha detto: papà, se non ti iscrivono non va bene. Allora devi dire una frase magica. Devi dire questa frase: chi non si iscrive al mio canale non arriva a Natale. Beh, un po' forte, però se funziona, funziona. Comunque scherzavo, rimani agganciato alla community Vinci con la Mente iscrivendoti al canale. Ma torniamo a questa domanda. Saresti disposto a provare un grande dolore pur di provare una soddisfazione straordinaria, un'eccitazione enorme, una goduria straordinaria? La maggior parte delle persone, per evitare di soffrire, evitano anche di godere. La maggior parte delle persone, per evitare di provare una sofferenza, una fatica o di cadere, di sbagliare, di fallire, evitano di provare una soddisfazione straordinaria. Hai mai sentito parlare del pendolo delle emozioni o della corazza delle emozioni o della prigione dorata delle emozioni? È arrivato il momento di farlo. Vediamo che cos'è il pendolo delle emozioni. Noi esseri umani siamo un po' come un pendolo. Hai presente il pendolo che oscilla da un lato all'altro e tu più sale da un lato, più sale dall'altro, quindi oscilla. Mettiamo il caso che in questo nostro pendolo che oscilla, da questo lato abbiamo le emozioni piacevoli, belle, goduriose, da quest'altra parte abbiamo le emozioni dolorose. Ora, per evitare di provare una grande sofferenza, blocchiamo il nostro pendolo, quindi mentre oscilla, pom! E allora, siccome lo blocchiamo di qua, oscillerà poco, quindi soffrirò leggermente, ma godrò leggermente. Soffrirò poco poco poco, ma sarò felice poco poco poco. E questa piccola oscillazione sarà un po' tutta la vita. Sei d'accordo con me che è una vita vissuta poco? È una vita non vissuta appieno. Però già sento le persone che mi dicono: Mauro, ma io ho vissuto un trauma. Tutti abbiamo vissuto un trauma. Anzi no, tutti abbiamo vissuto tanti traumi. Ci sono traumi e traumi. Ovviamente a livelli di intensità anche diverse e spesso non dipendenti in maniera oggettiva da quello che è successo, ma dalle nostre interpretazioni. Devi sapere che molte persone vivono delle esperienze a forte impatto emozionale. Te lo ripeto perché è un concetto molto importante. Esperienze a forte impatto emozionale. Ma non sono solo dolorose, sono anche piacevoli. Quindi ci sono sia quelle piacevoli che quelle dolorose. Entrambe restano memorizzate forte nella nostra memoria, però quelle dolorose noi le chiamiamo trauma, ovviamente. E spesso quando una persona vive un trauma tende a mettersi addosso una corazza molto forte dove rimbalzano le varie emozioni, quindi le emozioni non passano, quindi ho filtrato la sofferenza. Però purtroppo vado a filtrare anche il piacere. Ti faccio un esempio. Potrei soffrire ad essere un genitore, se divento padre poi potrei soffrire, se mio figlio cade soffrirei, e se mio figlio si fa male o ancora peggio, altre cose che non voglio neanche immaginare, per non soffrire non diventerò padre. Se io avessi ragionato così, è vero, ho sofferto tantissimo, mio figlio si è fatto male, ho vissuto delle notti insonni per alcune preoccupazioni. Ma non avrei provato uno dei piaceri più belli della mia vita. Quasi inimmaginabile prima di essere padre, non potevo neanche immaginare, neanche lontanamente, la gioia che ti dà abbracciare tuo figlio. Quindi, se io avessi vissuto con la corazza emozionale, avessi allontanato qualsiasi sofferenza, mi sarei perso una parte del mio cuore. Però purtroppo questa è l'abitudine. Molte persone, per evitare di soffrire, di faticare, di perdere, di fallire,
evitano di creare, evitano di provare una soddisfazione straordinaria. Inoltre c'è la prigione dorata delle emozioni, le persone che si accontentano di quello che hanno per non soffrire. Non rischiano neanche un po', dico io non ho molto, ho questo piccolissimo pezzettino, però non voglio uscire fuori perché lì potrei perdere anche questo piccolo pezzettino. Attento, questa è una prigione dorata, perché quel pezzettino lo potresti perdere lo stesso. Siamo in un'epoca dove le cose si muovono troppo velocemente per essere ancorati a quello che abbiamo. Poi un'altra cosa che ci permette di stare nella prigione dorata è quando una persona rimane troppo agganciata a delle emozioni dolorose quali la rabbia e il rancore. Perché? Perché vuole avere ragione, perché l'ego che ci guida in quei casi vuole avere ragione. Allora rimaniamo agganciati alla rabbia, al rancore per così tanto tempo da precluderci una vita molto più serena, da precluderci una vita con un impatto emozionale decisamente più forte, da precluderci la voglia di provare un gran, bell'amore, affetto verso le altre persone. Un'altra prigione dorata la costruiamo quando iniziamo a porci domande del tipo: e se va male? E se faccio quella cosa e poi soffro? E se cado? E se sbaglio? E se fallisco? E se. Ovviamente mi blocco, non faccio più niente, non mi prendo neanche un rischio piccolo così. E cosa succede? Che non vivo. Prigione dorata. Inoltre, un altro modo per creare la prigione dorata è vivere nella propria zona di comfort. Io sto nel mio bel angolino, qua si sta al calduccio, lì fa freddo, aiuto. Non uscire fuori dalla propria zona di comfort significa morire dentro. È bello stare nella propria zona di comfort, è importante avere la nostra zona di comfort, ma in alcuni momenti è fondamentale uscire fuori, imparare e fare nuove esperienze. Io lo so, questo video è tosto, e spesso magari anche tu avrai vissuto queste esperienze che ti sto raccontando, spesso avrai bloccato il pendolo delle emozioni, qualche volta avrai indossato la corazza emozionale, e quante volte hai costruito una prigione dorata emozionale che ti ha bloccato? Penso tante volte come tutti gli esseri umani. Ma c'è una soluzione, Mauro? Insomma, qual è la soluzione? Ovviamente c'è la soluzione, ma per applicare questa soluzione devi decidere di applicarla, devi decidere di fare un passo in avanti straordinario. La prima cosa da fare è togli quel freno al pendolo, dai una botta al pendolo e sii disposto anche a soffrire e a faticare e a perdere, a fallire pur di provare una soddisfazione straordinaria. Nessuno vuole perdere, nessuno vuole soffrire, nessuno vuole fallire, ma senza i fallimenti i grandi risultati non esistono. Se non sei disposto a fallire tante volte non potrai mai diventare un numero uno. Quindi la prima cosa che è dai una botta al pendolo, la seconda è sogna in grande. La frase per dire chi si accontenta del poco gode è una stronzata colossale. Se l'essere umano si fosse accontentato del poco, oggi saremmo ancora davanti a un fuoco a ipotizzare solo teoricamente come si fa una ruota. Saremmo ancora all'era preistorica. Fortunatamente gli uomini non si sono accontentati del poco. Se Henry Ford si fosse accontentato del poco, dopo 20 anni sarebbero uscite le macchine per la massa. Se Steve Jobs si fosse accontentato del poco, sarebbe uscito molto più tardi la tecnologia che abbiamo oggi. E magari in questo momento qua io e te non potevamo neanche comunicare così come stiamo comunicando. Ma questo, nella storia dell'uomo ci sono state tantissime persone. Se Thomas Edison si fosse accontentato del poco, non ci sarebbero stati in quel periodo la possibilità di registrare la voce, la rete elettrica, tantissime altre cose. Insomma, sogna in grande. E poi la terza cosa fondamentale, prenditi dei rischi. Sì, potresti cadere, lo so, ma solo cadendo puoi imparare a camminare. Il bambino, il neonato, prima di imparare a camminare, davvero cade tante di quelle volte e si rialza tutte le volte. Però io non ho mai visto un bambino dire: no, non ce la farò mai a camminare, mi arrendo, e poi è troppo rischioso. Il bambino continua a cadere, ma continua a rialzarsi, e quando fa solo tre passi e poi cade, esulta. Insomma, prenditi dei rischi, ovviamente dei rischi calcolati. Io quello che dico spesso, ora sto facendo degli studi particolari, è fondamentale che il beneficio sia molto più alto del rischio di perdere quello che stai puntando.
Questo è fondamentale. Nella libertà finanziaria è una cosa importantissima, il rischio di quello che investi deve essere basso rispetto alla possibilità di quello che potresti guadagnare. Ma questo vale nel business, vale negli affetti, vale nel lavoro, vale nei rapporti interpersonali. Insomma, stai attento a non vivere in una prigione dorata. E soprattutto, l'ultimo consiglio, il più grande, quello veramente prezioso, entra in un percorso di crescita personale. Evolvi. Più evolvi, più il tuo pendolo sarà disposto a fare delle oscillazioni straordinarie, più sarai disposto a cadere e a rialzarti, più raggiungerai risultati straordinari. Non ti accontentare. Le persone che si accontentano vivacchiano. Tu meriti un amore straordinario, tu meriti un'esaltazione straordinaria, meriti un entusiasmo straordinario, meriti di vivere una vita a pieno. Ne abbiamo una di vita e il tempo passa troppo velocemente, cazzo. Io a 40 anni a un certo punto ebbi una bruttissima sensazione, perché dicevo, cazzo, ma ieri ne avevo 20 di anni, oggi ne ho 40, cosa è successo questa notte? Il tempo vola. E se viviamo una vita piena di emozioni, sulle montagne russe emozionali, bene, alla fine dei nostri giorni potremmo dire, cazzo, ho vissuto appieno e ho vissuto una vita piena di colore e di emozioni. Io mi auguro che questo video tosto ti sia piaciuto e se una persona di quelle che lo vedono decide di davvero mandare a fanculo tutte le limitazioni, mandare a fanculo la paura di soffrire e inizia ad agire davvero, io sarò davvero felice, ma molto molto felice per questa persona. Ti abbraccio e al prossimo video. Ciao!